Allenamento in gravidanza, sì o no? Ciao, sono Alessandra Mori, benvenute nel mio canale YouTube. Sono personal trainer e coautrice del sistema di allenamento ormonale casalingo più venduto in Italia, Spartan Home Fitness. Parliamo di gravidanza. Molte ragazze mi chiedono: ma Alessandra, durante il periodo di gravidanza mi posso allenare o no? Io direi di fare due distinzioni. Parlo di due ragazze, una che si è sempre allenata e che ha avuto questa bellissima notizia di aspettare un bambino, e l'altra ragazza che si è appena approcciata al mondo del fitness e quindi è un po' preoccupata anche se continuare con gli allenamenti o no. La gravidanza è un momento molto particolare in una donna dove sicuramente ci sono delle cascate ormonali diverse, il corpo cambia e si deve adattare anche ad accogliere una nuova forma di vita, il nostro bambino. Quindi è normale aver paura e non capire bene come ci si deve comportare. Innanzitutto, il mio consiglio è sempre quello di farsi seguire da un medico, anche perché, come sappiamo benissimo, i primi 3 mesi della gravidanza sono sempre quelli un po' più a rischio. In questo momento mi rivolgo alle ragazze che si sono sempre allenate. Allenamento? Sì, vi potete tranquillamente allenare. Io ci sono delle donne che si allenano con me che hanno fatto tutto il percorso della gravidanza e che si sono allenate quasi fino all'ultima settimana di gestazione. Però ovviamente dipende da caso a caso. Quindi innanzitutto valutiamo bene il vostro stato di salute, perché quello è fondamentale anche per affrontare degli allenamenti. Quindi consultate il vostro medico e tenetelo sempre in costante aggiornamento di tutte le vostre condizioni, come vi sentite, come state. Fate analisi, eccetera, eccetera, ma sono certo io che non ve lo devo dire, ma sicuramente è il vostro medico. L'allenamento cambia, sì, un po' cambia. Se siete abituate a fare un allenamento ad alta intensità, vi consiglierei magari di diminuire l'intensità dell'allenamento, anche perché comunque in questo periodo non è assolutamente consigliato. Allenarvi sì, ma fate attenzione anche al carico che utilizzate e anche agli esercizi. Si possono fare in teoria tutti gli esercizi, anche per rinforzare la schiena, comunque rinforzare la parte dei quadricipiti, delle gambe, delle braccia, sicuramente aiuta. L'unica cosa che non mi consiglio, che non consiglio di eseguire sono sicuramente degli esercizi a terra con la pancia in giù, ma questo non significa che voi non potete fare gli esercizi per rinforzare la parte addominale per evitare anche la diastasi. Quindi allenamento sì, riducete un po' il carico, riducete il carico perché non è assolutamente questo il momento per fare allenamenti ad alta intensità. Riducete il carico e magari prendetevela un po' più comoda, anche perché è bellissimo allenarvi perché vi fa stare meravigliosamente bene, però in questo caso dovete fare un pochino più di attenzione, ma niente paura, ci si può allenare tranquillamente in palestra o a casa con gli allenamenti ormonali casalinghi che sono sicuramente il massimo anche in questa meravigliosa condizione. Detto ciò, mi rivolgo alle ragazze che non si sono mai allenate o comunque non hanno mai avuto un approccio giusto con gli allenamenti e si ritrovano magari ad aver iniziato un percorso e improvvisamente di essersi accorte che ti aspettano un bambino. Allora, anche per voi la stessa cosa. Io direi magari di fare le cose in maniera diversa. Perché? Perché all'inizio di qualsiasi tipo di percorso di allenamento, la prima cosa che bisogna fare è imparare bene come eseguire correttamente un esercizio. Quindi magari puntate più su quello, più a prendere i pesi e sollevarli, ok? Quindi magari in questo periodo cercate di avere la concentrazione e la capacità giusta di fare bene gli esercizi. I pesi poi prendiamoli in un secondo momento. Quindi allenamento anche per voi sì, però
in questa fase dove magari se fate uno squat fatto male, uno stacco fatto male, che cosa succede? Succede che vi andate veramente a danneggiare schiena, che comunque in questo momento vi servono tantissimo, specialmente durante tutta la gravidanza. I primi 3 mesi io direi assolutamente di evitare. Consiglio sempre del vostro medico, mi raccomando. Ma la cosa importante per tutte e due le tipologie di ragazza, di donna, perché io ho 53 anni ma anch'io dico sono una ragazza, è sia per le donne che si sono sempre allenate che le donne che non si sono mai allenate, l'importanza dell'alimentazione e quella anche del supporto di integratori, perché in questa fase non è assolutamente vero che bisogna mangiare per due, quindi sfatiamo questo mito, perché non è assolutamente vero, anzi dovete mangiare bene, dovete eliminare comunque tutti i cibi che vi danno acidità per evitare reflusso a voi e anche reflusso futuro del vostro bambino. Quindi attenzione a quello che mangiate, fatevi seguire da un nutrizionista anche magari in linea con le nostre linee guida per quanto riguarda l'alimentazione. È importante anche l'integrazione vitamina D, omega 3, tutto quello che serve anche per il vostro bambino. Quindi mi raccomando, questa è un'esperienza meravigliosa, godetevela, state tranquille, andrà tutto bene, attenzione soltanto ai primi mesi e se avete delle patologie autoimmuni, perché lì comunque è tutto un pochino più complesso, ma andrà sinceramente sicuramente bene, vi auguro veramente il meglio, quindi mi raccomando, allenatevi ma sempre con prudenza. Dai, se il video ti è piaciuto salvalo, condividilo con le tue amiche magari in un circolo di donne che stanno aspettando un bambino e iscrivetevi sul mio canale YouTube. Grazie e al prossimo video.